Questa guerra che si allunga sempre di più renderà sempre peggio le situazioni come quelle che vi stiamo raccontando. In Italia le bollette aumenteranno ancora di più e quello che scegliamo di fare lì cambierà la nostra situazione qui. Beh, continuiamo a parlarne. C'è qui in studio con me Francesco Giubilei, presidente Nazione Futura e Fondazione Tatarella, io lo chiamo intellettuale conservatore. Certamente. Buonasera e bentornato. Buonasera, grazie. Buonasera ad Elisabetta Piccolotti, Sinistra Italiana, collegata con noi. Buonasera Vittoria buonasera Baldino, Movimento 5 Stelle, anche lei collegata con noi. Buonasera a Riccardo Maggi, Più Europa. Buonasera a tutti. E buonasera a Raffaele Fitto, Fratelli d'Italia, anche lui collegato con noi. Allora Fitto, comincio subito con lei, chiedendole che cosa succederà qui in Italia proprio in virtù di quello che abbiamo visto e che abbiamo sentito anche da Markov. Una Russia sempre più arrabbiata, che si descrive come aggredita e che probabilmente prenderà anche sul gas delle... prenderà dei provvedimenti significativi. Ma la posizione nei confronti della Russia non può cambiare in alcun modo, anche perché quello che abbiamo ascoltato è la conferma chiara di un fallimento complessivo, di una strategia che è incredibile, che va condannata senza se e senza ma e che non può vedere nessun tipo di atteggiamento differente da parte della comunità internazionale. Quindi penso che questo sia una risposta forte. Peraltro mi sembra di capire che le sanzioni stiano producendo invece i loro effetti, perché non è proprio come ci è stato raccontato, e soprattutto c'è bisogno di guardare a quello che noi abbiamo detto da subito, cioè c'è la necessità di dare una risposta alle conseguenze delle sanzioni con interventi che siano chiari su due fronti: uno quello europeo, cercando di stringere e di cambiare atteggiamento nei confronti di alcuni paesi, penso all'atteggiamento della Germania e dell'Olanda sul tema del tetto al prezzo del gas, che rappresenta la priorità in assoluto insieme al disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas, e in secondo luogo penso che sia altrettanto importante mettere in campo delle misure e degli interventi a livello nazionale, anche utilizzando il meccanismo che è stato già utilizzato in un'altra emergenza come quella del Covid, cioè la rimodulazione delle risorse europee che possono essere immediatamente utilizzate, evitando anche quello che è un dibattito che è in corso, cioè quello sullo scostamento del bilancio, e utilizzando ingenti risorse che potrebbero essere immediatamente disponibili in una trattativa immediata con la Commissione europea. Ecco, allora Baldino, però le chiedo se lei invece pensa, come oggi diceva lo stesso Conte, che in qualche modo dovevamo aspettarcelo. Cioè che nel momento in cui è partita la controffensiva, partita anche grazie alle armi inviate, era supponibile che la Russia avrebbe reagito così. Ma intanto dovremmo riflettere su una cosa. Buonasera a tutti, intanto anche in studio. Nonostante noi sappiamo che stiamo parlando di una guerra, Putin non ha mai considerato questa una guerra, ma la considerava un'operazione militare speciale, perché lui diceva: io in realtà non ho avviato nessuna mobilitazione nel mio paese. Oggi Putin ha avviato una mobilitazione, quindi questo dovrebbe, insomma, preoccupare tutta la comunità internazionale, perché è evidente che siamo di fronte purtroppo al rischio di un conflitto dichiarato, è un conflitto che si potrebbe espandere. Quindi la comunità internazionale dovrebbe dare un segnale forte, soprattutto l'Unione Europea, verso di discontinuità rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora, perché è evidente che di fatto purtroppo le sanzioni sono sacrosante, perché è giusto che tutta l'Europa marci unita, però non mi sembra che abbiano sortito un effetto sperato. Quindi adesso è necessario invece invertire la tendenza, perché siamo veramente di fronte al rischio di un conflitto di portata anche mondiale e con l'utilizzo di armi nucleari. Quindi lei dice... E io credo che prima... Sì, prego, che volevo sentire un po' tutti il il vostro titolo era... Sì, prego. Sì, prego. No, il vostro titolo prima era come influisce la Russia, la guerra sulle elezioni. Io credo che chiunque oggi si sta presentando, candidando per governare l'Italia, debba dire ai cittadini italiani che postura intende tenere in Europa rispetto a questo conflitto. Credo che questo sia il punto, e probabilmente questo lo direbbero anche a lei dall'altro lato, e le direbbero: ditecelo voi dei 5 Stelle. Ma aspetti, ci torniamo. Voglio sentire Riccardo Maggi su questo e capire se quello che è successo oggi, poi mi risponderà anche la Baldino, è un punto, come dice appunto il Movimento 5 Stelle, che segna la necessità di operare in discontinuità con quanto fatto finora. Non ha funzionato la strategia, non hanno funzionato le sanzioni.
bisogna rivedere un po' tutto. Ma buonasera intanto, a me sembra che Putin abbia rilanciato sul piano della continuità rispetto a quello che ha fatto sinora, cioè ha rilanciato sul piano delle violazioni del diritto internazionale, dichiarando la mobilitazione parziale e annunciando dei referendum e realizzando dei referendum farsa, perché quali referendum ci possono essere in un luogo nel quale si scoprono le fosse comuni, nel quale ci sono le deportazioni e c'è un'occupazione militare? Quindi non scherziamo, Putin continua a fare e prova a dare continuità a un'azione che lui pensa possa durare ancora per molti mesi. Noi speriamo e siamo convinti che le sanzioni abbiano una loro efficacia, perché l'economia russa è fiaccata. Per quanto riguarda la postura ora e le bollette, la postura mi viene un po' da sorridere ascoltando la collega del Movimento 5 Stelle. Se la postura è quella di Giuseppe Conte, è un contorsionismo continuo, perché abbiamo visto dire che le armi non andavano inviate, rallegrarsi perché poi l'esercito ucraino aveva riconquistato terreno, oggi dire che invece bisogna smettere di dare le armi, insomma davvero questo è poco serio. E sulle bollette, qui abbiamo, io ho come interlocutori tre forze politiche che o non hanno mai sostenuto il governo Draghi oppure hanno tolto la fiducia al governo nel momento in cui già si sapeva che c'era la crisi energetica e il governo stava prendendo provvedimenti. Dopo avergli tolto la fiducia hanno cominciato a chiedere al governo faccia presto, faccia di più, è troppo poco. Anche questo è davvero poco serio. Allora fatemi sentire una rapida controreplica della Baldino, che scuoteva vigorosamente la testa, e arrivo Piccolotti. Prego. Beh sì, guardi, io ho ritrovato un nostro comunicato stampa del 16 settembre, prima ancora che scoppiasse la guerra in Ucraina, dove noi chiedevamo al governo un intervento importante contro il caro bollette. Intervento che evidentemente non c'è stato, poi la guerra ha alimentato questa situazione chiaramente. Ma l'avete fatto cadere il governo, gli interventi non sono Baldino. Stati efficaci, altrimenti... ma guardi, se il governo ci avesse ascoltato il 16 settembre probabilmente non avremmo avuto motivo di chiedere a Draghi interventi più efficaci, che Draghi non ha voluto fare, e per questo oggi la signora si trova una bolletta aumentata il doppio con il bonus sociale rispetto alla bolletta che pagava qualche mese fa. È evidente che gli interventi fatti dal governo non sono stati efficaci, ma ce lo dicono i cittadini, le imprese, 120.000 imprese a rischio. Ma la responsabilità è di Draghi o è di Putin? Mi faccia capire. È di Draghi o la è di Putin? La responsabilità, guardi, il 16 settembre ancora la guerra non era divampata, già ci trovavamo di fronte ad un aumento del costo delle bollette, già avevamo annunciato che sarebbero aumentate ulteriormente, la guerra ha alimentato chiaramente questa situazione, ma già allora l'azione del governo non è stata efficace. Allora aspetti, noi la interrompo un attimo però, perché se no monopolizziamo tutta la conversazione degli interventi più urgenti. E coinvolgo Elisabetta Piccolotti per sapere se il Movimento 5 Stelle secondo lei è stato ambiguo, e le dico anche ci sono delle analogie con la posizione di Sinistra Italiana, che infatti qualcuno direbbe il tallone d'Achille del PD, a cui ogni volta il centrodestra dice parli delle divisioni del centrodestra, voi in politica estera siete divisi con Sinistra Italiana. Che mi dice lei su questo? Ma io le dico che noi di Alleanza Verdi e Sinistra siamo l'unica forza pacifista che c'era nello scorso Parlamento e ci sarà anche nel prossimo. Siamo pacifisti e questo vuol dire che siamo preoccupati in ogni momento sia dei danni umanitari che la guerra sta facendo, ci sono gli sfollati, i morti, l'Ucraina è per metà distrutta e devastata, e poi siamo preoccupati delle violazioni continue del diritto internazionale. La prima naturalmente è l'odiosa e criminale invasione da parte di Putin del territorio ucraino, e poi siamo anche preoccupati delle conseguenze di questa guerra, che naturalmente, come sempre accade con le guerre, fa pagare i suoi frutti più amari ai più deboli, ai più poveri, sia qui in Italia con le conseguenze economiche, sia in Russia che in Ucraina con i ragazzi che abbiamo visto essere richiamati, no? a dover combattere con le bombe. E quindi diciamo, qual è l'obiettivo che la comunità internazionale e l'Europa devono porsi oggi immediatamente? È quello della pace, e la pace si può ottenere soltanto attraverso una via diplomatica,
perché lo scontro fra due diciamo eserciti che dicono entrambi andiamo avanti fino alla vittoria, ovviamente non può che produrre un'escalation come quella che stiamo vivendo e vedendo in queste ore. Dico solo una cosa, se si è pacifisti naturalmente si vota contro le armi, contro l'aumento della spesa militare e si è coerenti. Il Movimento 5 Stelle è stato ambiguo, tutti i suoi voti parlamentari sono voti di sostegno alle politiche fatte fin qui e dal governo Draghi e dall'Unione Europea. Noi francamente ci siamo differenziati e continueremo quindi a farlo. Quindi voi avete avuto una posizione. Perché abbiamo un imperativo etico. Abbiamo lo so votato Baldino che lei vorrebbe sempre riintervenire perché uno le prende da destra e da sinistra. Prego, una battuta che deve andare da Giubilei. Una battuta, una. No, sto dicendo che però la dottoressa Piccolotti è alleata con un partito in coalizione che invece la pensa in maniera totalmente diversa. Quindi fermi lì, però. Qual è la soluzione che prospettano gli elettori in queste campagne elettorali? Sì, il problema è che siamo l'unico partito che la pensa così. Quindi è evidente che noi dobbiamo però porci siete un duplice con obiettivo. Un partito che la il primo pensa è quello di... Sì, ma anche se ci fossimo alleati con voi sarebbe stato lo stesso, avete votato. Prego, una chiusa che devo andare in pubblicità. Entrambi i due interlocutori, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, sono corresponsabili di questa situazione. Ovvero, è chiaro che il caro bollette è determinato dalla guerra in Ucraina ed è chiaro che è determinato da quelle che sono le scelte di Putin che utilizza il gas come un'arma di carattere geopolitica. Però ci dobbiamo anche interrogare sugli errori che sono stati compiuti dall'Europa e dall'Italia in ambito di politica energetica negli ultimi anni. Quindi, e sono brevissimo, la politica del no a tutto, del dire inizialmente no ai rigassificatori, no. Devo chiudere, devo dire anche no a lei, perché anzi a te, eravamo passati al tuo, devo andare un attimo in pubblicità. Baldino, ci rivediamo tra poco. Fermi lì, C'è stata una storia, un uomo di 36 anni, rom, disabile, che cade dalla finestra dopo un controllo di polizia nella sua casa. Accade a Prima Valle, a Roma. Le indagini stanno facendo il loro corso. Noi stasera però partiremo da questa storia per capire quanto ha a che fare la mancata integrazione e quanto ha a che fare il razzismo con una storia così. Ma prima di parlarne, guardiamola. Attualmente non stanno andando a scuola i vostri figli? No. Perché lo è il momento no. La storia di Asib Omerovic parte da un post Facebook di un gruppo di quartiere. Leggiamo: fate attenzione a questo specie di essere perché importuna tutte le ragazze. Bisogna prendere provvedimenti. A pochi giorni da questo appello, Asib vola dalla finestra di casa sua dopo un controllo di polizia. Ancora oggi si trova in ospedale, in gravi condizioni. Siamo a Prima Valle, periferia nord-ovest di Roma. Qui la famiglia di Asib, bosniaca di origine rom, è arrivata nel 2019, una casa popolare, un progetto del comune di Roma dopo anni di campi rom. Integrarsi nel tessuto sociale del quartiere è una sfida quotidiana. Ma chi conosce? Perché purtroppo non ci avevamo amicizia. Niente. Che ne sappiamo quello che faceva fuori, quello che non faceva? Sì, conoscevo. Pure quando capitavo qua sotto scambiavo qualche chiacchiera. Prima di tutta questa storia non sapevo che si vociferasse, che facesse queste cose. No. Poi magari se è successo qualcosa con qualcuno, questo non lo so. È il 25 luglio ed è da quella finestra che Asib Omerovic, 36 anni, sordo dalla nascita, cade facendo un volo di 8 metri pochi minuti dopo l'ingresso in casa sua di 4 agenti in borghese e senza mandato. Per la famiglia è stato spinto di sotto, per la polizia si è buttato giù da solo. È il giallo di Prima Valle. Non abbiamo né ambulanza né polizia, niente. Infatti siamo... Lei quando ha saputo quindi? Presto, da questi del palazzo. Lei l'ha saputo il giorno dopo? E questo te l'ha buttato sotto. Come si era buttato sotto? Così ci hanno detto, guarda, si è buttato sotto per scappare. Ma perché non ha sentito niente? Stavo dentro casa. E non è arrivata un'ambulanza? Non ci sono state urla, qualcosa? È arrivata l'ambulanza, ma senza sirene. È arrivata l'ambulanza senza sirene? Senza sirene. Non ha mai dato fastidio a nessuno, veramente. Io tutti i giorni faccio questa strada e lo incontravo sempre. Non mi ha mai detto niente, a qualche volta mi ha chiesto la sigaretta, stop. Ma pure al mercato, lui lo incontrava, ma tanta gente del mercato gli dava anche i soldi. È razzismo verso i rom, cioè non è altra cosa.
In attesa degli sviluppi dell'indagine, la famiglia di Asib ha lasciato questa casa a Prima Valle. Hanno paura e non vogliono più tornare. Ora vivono in macchina. Dormiamo, mangiamo, tutto dentro la macchina, questa mia casa. Ecco, vedi, siamo rimasti senza casa, senza lavoro, bambini senza scuola. Voi avete paura di rimanere lì? Sì, paura normale, che paura. Di fatto un ragazzo è precipitato da 9 metri, si trova in una condizione di coma vigile, il fatto è grave, quindi noi ci associamo all'appello della madre di fare la verità. Allora, si tratta di capire se questa storia prescinde o ha a che fare con un clima, con un'atmosfera legata anche al razzismo. Qui per esempio si parla di Rom ed è uno dei casi. Allora, ne parliamo questa sera, è tornata Eleonora Camilli a trovarci, giornalista, redattore Buonasera. Sociale. Francesco Giubilei è rimasto qui con me e ci sono ancora Raffaele Fitto, Fratelli d'Italia, Riccardo Maggi, Più Europa, e vengo subito da lei, Elisabetta Piccolotti, Sinistra Italiana, e ci ha raggiunto Laura Ravetto della Lega. Buonasera, bentornata. Buonasera a lei e ai suoi telespettatori. E allora vado subito da Maggi, appunto, perché siete stati proprio voi, lei nello specifico, a dare visibilità a questa vicenda e a farla venire a conoscenza dell'opinione pubblica. Ci racconti, Maggi, cos'è successo e anche secondo lei quanto la suggestione che io inserivo, cioè il razzismo, abbia a che fare con questa storia? Ma questa è una storia tragica che è resa ancora più sconvolgente dal fatto che non c'è chiarezza su molti aspetti. Ci sono delle cose che sappiamo e sono che c'è stato un controllo, un intervento di polizia in un'abitazione privata, una casa popolare regolarmente assegnata a quella famiglia, alla famiglia di Asib, che in quel momento Asib era in casa ed è un ragazzo con una disabilità, è sordo dalla nascita, e con lui una sorella più piccola che ha una disabilità psicofisica ancora più importante. Non dopo, come è stato detto nel servizio, ma durante questo intervento di polizia, Asib precipita dalla finestra. Sì. Noi non sappiamo molte cose. Quello che sappiamo è che l'intervento c'è stato e non c'era un mandato. Io tra l'altro ho presentato un'interrogazione alla ministra Lamorgese proprio per conoscere, al di là degli aspetti che dovrà verificare l'autorità giudiziaria, che tipo di intervento era, come è stato eseguito. Ecco, se c'è un rapporto di servizio. Maggi, e poi sappiamo, se anche, sappiamo anche che all'interno dell'abitazione ci sono dei segni di qualcosa di violento che è avvenuto. C'è una porta sfondata, che era porta della camera di Asib, c'era del sangue sulle lenzuola e un termosifone sotto alla finestra che è divelto dal muro. Certo, e una scopa rotta. Quindi tutto questo rimanda, lei dice, comunque ad una violenza avvenuta tra le mura domestiche, per cui lei giustamente... No, io non lo so, però c'è una testimonianza della sorella che è contenuta nell'esposto che la famiglia ha presentato, che parla, e questa ovviamente è la versione della sorella minore di Asib, che era presente, tutta quanta da verificare, che parla di un pestaggio e poi appunto. Però Maggi, mi scusi se la interrompo, tragica. Però io volevo riportarci al fatto, Eleonora, lo dico anche a te, che è chiaro che questa vicenda poi andrà vista in sede giudiziaria e si capirà che cosa è accaduto, per cui noi non ci vogliamo infilare in cosa ha fatto la polizia. Ma siccome, come diceva lo stesso servizio, tutto parte da un post su Facebook in cui viene detto che questa figura, questo Rom, è molesto nel quartiere, io quello che sto cercando di capire è quanto tutto questo ha a che fare con una vicenda di razzismo o quanto no. Questo ovviamente sulla parte giudiziaria si dovranno chiarire tanti aspetti, per alcuni versi ricorda anche un po' la vicenda di Stefano Cucchi, e lo dico perché secondo me c'è anche un altro aspetto da sottolineare, e cioè che ci sono delle fasce della popolazione, persone che si trovano in una situazione di fragilità sociale, persone che hanno problematiche varie, in questo caso parliamo di un ragazzo Rom in più disabile, verso cui ci si permettono dei comportamenti che non si hanno con altre persone. Voglio dire, c'è il rischio che ci sia stato, diciamo, è un po' come non ritenere queste persone soggetti di portatori di diritti al pari degli altri, no? Quindi si può fare
una retata del genere. Era questo che io mi portavo sulla questione anche dei rom, no? Perché abbiamo sentito anche, come lo diceva a un certo punto la signora nel servizio, ma no, ma era uno tranquillo, era un rom. Allora è questo che io voglio capire, a vostro avviso, quanto incide in una vicenda, nella vicenda, scusate. Sicuramente, diciamo, l'atteggiamento verso la popolazione rom e sinti in Italia spesso ha avuto delle caratteristiche di discriminazione e di razzismo, questo è innegabile. C'è un bellissimo libro di una collega, Bianca Stancanelli, che racconta la popolazione rom e dice: l'Italia è il paese che ha meno rom ma che li odia di più. E questo odio si insinua anche nelle persone che sono spesso progressiste, diciamo. Perché i rom un po' ci danno fastidio ancora più degli altri, è una categoria a sé. E quindi questo può generare degli atteggiamenti, diciamo, di... È come se ci fosse un benestare anche in quel esatto, comportamento sprezzante. Come se qualcuno non reclamasse poi i diritti di queste persone, perché, diciamo, verso i rom si può fare si un può po' fare. Di... Si può fare, Giubilei, perché non no? È, non è assolutamente così, in questa vicenda il razzismo non c'entra assolutamente nulla. In Italia, al netto di questa vicenda, su cui ci sarà poi l'aspetto giudiziario da chiarire, perché... però in Italia esiste un problema grave legato alla criminalità che è portata molto spesso da persone che sono sul nostro territorio irregolarmente e molto spesso ci sono degli episodi di criminalità di persone che sono rom. E questo è un dato di fatto. Oggi a Roma è stata arrestata, arrestata una signora rom che ha rubato per la decima volta, e c'è un problema che molto spesso queste persone vengono arrestate e vengono immediatamente rilasciate. Non è un pregiudizio, è un giudizio. Caso non c'entra niente. Non dobbiamo fare l'errore di criminalizzare vittima. In coma da due mesi. Io ho fatto la premessa che non sto riferendomi a questo caso, ma mi sto riferendo in generale a quello che lei diceva, sì, che ovvero gli italiani hanno atteggiamenti razzisti verso i rom. Gli italiani non hanno atteggiamenti razzisti verso i rom. C'è però un dato di fatto che ci sono campi rom abusivi in cui non si rispetta la legge, in cui molto spesso si vive nell'illegalità, in cui generano molto spesso, e lo vediamo in una città come Roma, incendi che nascono da questi campi rom, in cui la polizia, anche quando arresta queste persone non rispondono alla legge come rispondono gli italiani. Vuole negare questo? Mi sembra evidente, ma perché molto spesso queste per persone... Dirlo. Queste sono ma i dati, delle guardi, dichiarazioni, vado a vedere, diciamo, molto no, vado a vedere i dati del Viminale... Valere... Guardi, possiamo fare qualsiasi discorso. Legga i dati del Viminale, modo. Ministero. Le do dei dati. Ministero degli Interni, no. Viminale: 54.000 persone che sono nelle carceri italiane, di cui 17.000, un terzo, sono di origine straniera. Quindi vuol dire che c'è una criminalità che nasce molto spesso dalla cittadinanza. Qui torniamo. Straniera. Attenzione, perché questo avevamo. Ce ne eravamo occupati anche l'altra volta con una lavagna. Però fermiamoci un attimo e poi arriviamo a estendere il discorso. Ravetto, io voglio chiedere a lei. Allora, messo anche quello che ci stava dicendo Giubilei, il fatto che ci sono diversi reati perpetrati da persone di etnia rom. Le domando però, questa è una famiglia che aveva regolarmente avuto, no, l'assegnazione ad una casa popolare. Che cosa succede quando poi si verificano vicende come queste e questi signori li abbiamo visti che adesso devono vivere in macchina? Allora, c'è un problema anche lì, un problema di integrazione, un problema di razzismo o no? Allora, dobbiamo distinguere naturalmente il caso specifico che lei ha descritto dal caso, il tema generale. Nel caso specifico c'è un processo in corso, c'è un procedimento giudiziario in corso, tra l'altro c'è un'indagine secretata e quindi, come lei giustamente ha precisato, non credo che nessuno possa commentare, perché non abbiamo gli elementi per dare opinioni o fare giudizi. Naturalmente se si è sbagliato, se qualcuno ha sbagliato, dovrà pagare, però guardi, anche qui poi le soluzioni e ci sono. Le faccio un esempio su tutti. La Lega chiede e ha depositato una proposta di legge in tal senso che ad esempio le forze dell'ordine possano essere dotate delle cosette body cam, cioè delle telecamere sulle divise, delle telecamere nelle loro auto, nelle loro celle di sicurezza. E questa cosa la vogliono le stesse forze dell'ordine, perché molto spesso le stesse forze dell'ordine sono calunniate in alcuni casi. Quindi la ricerca della verità, che la vogliamo sempre tutti, poi non si fa soltanto a parole, si fa coi fatti. Noi abbiamo una proposta legislativa, questa è una cosa in cui crediamo, non si capisce perché spesso dagli ambienti di sinistra queste cose non vengano così favorite. Detto questo, arriviamo al tema generale. Il tema generale, io le devo dire, io vivo in una città come Milano, dove è sotto gli occhi di tutti, abbiamo molti esempi dei campi rom. È vero, ci sono delle situazioni di integrazione, però abbiamo tutti sotto gli occhi questi campi rom, dove glielo
segnalo, di fatto nel 90% dei casi le persone che sono lì, perché tutti dicono integrazione, ma l'integrazione poi è come il matrimonio, no? Bisogna volerlo tutti e due. Le persone che sono lì non hanno una reale volontà di integrarsi, preferiscono stare in questi campi dove di fatto è anche molto difficile accedere, molto spesso non pagano quelli che poi sono i servizi, quindi non pagano la luce, non pagano il gas, scusi. Molto spesso ci sono delle discariche a cielo aperto, lei deve mettersi nelle panni di una persona, un operaio italiano che paga la luce, paga il gas, che giustamente fa la differenziata, che paga la tassa sui rifiuti e poi vede queste zone che praticamente sono delle zone in cui di fatto quasi non si può entrare, dove non si pagano i servizi, dove magari fuori, quindi, glielo dico perché lo può constatare lei, ci sono parcheggiate, auto di lusso e quant'altro. Soprattutto le devo dire una cosa, perché ho esperienza di queste situazioni, molto spesso c'è anche un problema con i bambini, perché molto spesso questi bambini che sono presenti in questi campi non vengono mandati a scuola e questo è un altro problema gravissimo. Quindi qua non è un problema di razzismo, è un problema di non generalizzare, ma neanche minimizzare, un problema che va risolto e non con le ricette del sindaco Sala che vuol far spendere 3 milioni di euro ai milanesi e pagare una manager, facciamo parlare anche gli altri, 40.000 euro l'anno per cercare la casa ai Rom. Allora, Piccolotti, c'è un problema di integrazione che parte anche dalla mancata volontà dei Rom di integrarsi? No, c'è un problema di politiche sbagliate messe in campo negli ultimi decenni, anzi forse su questo tema sostanzialmente da sempre, che vengono agitate come soluzioni e poi in realtà non sono una soluzione in nessun modo. Chiariamoci. Abbiamo visto per anni Salvini andare in giro urlando ruspa, 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 adesso rado al suolo i campi Rom, e questo atteggiamento razzista e violento, vi ricorderete di questo linguaggio così contundente e insopportabile, non ha prodotto alcunché, perché è evidente che la ruspa non produce alcunché sul terreno dell'integrazione, del miglioramento del benessere, delle condizioni di vita, della città nel suo complesso, perché io, a differenza della Ravetto, mi metto nei panni di un cittadino che vuole che la sua città sia curata, che quando c'è un problema sociale qualcuno intervenga, che le situazioni dei bambini nei campi Rom vengano seguite da vicino, e invece si ritrova, diciamo, uno stato di sostanziale abbandono, perché l'unica risposta è appunto questo linguaggio violento e razzista. Quando invece si fanno intervenire gli assistenti sociali, si pagano dei servizi pomeridiani per i bambini, si accompagnano i bambini a scuola, si fanno politiche vere di integrazione. Sì, appunto, lei che cosa stava dicendo? Ma lei si è ascoltata, lei stava criticando il sindaco Sala perché spende per fare delle politiche di inclusione. Giustamente lei parla della necessità di insistere, le faccio presente che la maggior parte dei campi Roma a Milano sono in situazioni di morosità, perché non pagano la luce e il gas. Quindi lei dice delle belle cose che dovrebbe dire al suo sindaco. Anche lei può dire, ma no, ma io non ho interesse che la priorità lì sia far pagare la luce e il gas, certo, che tra l'altro ormai non riescono a pagare milioni di italiani, tanto che noi abbiamo chiesto la moratoria sui distacchi. Il punto non è quello, il punto è come si risolvono situazioni complesse, e ci vogliono operatori specializzati, servizi, politiche di inclusione, la scuola deve avere un ruolo, finché noi non facciamo altro che tagliare e tenere i quartieri sostanzialmente in uno stato di abbandono. Ma questo vale mica solo per i campi, questo vale per tutti i quartieri delle periferie italiane, vale per i bambini di qualsiasi colore e nazionalità in tutte le scuole del paese. Io questa cosa la voglio denunciare. Ormai nei comuni non ci sono più assistenti sociali a sufficienza per occuparsi di bambini di ogni colore, di ogni nazionalità, che le famiglie non seguono adeguatamente. Ma possiamo andare avanti così o dobbiamo fare un investimento sul sociale? Allora, incredibile. Un momento però, perché voglio capire quanto il linguaggio politico possa in questo senso influire o meno. Vi faccio ascoltare un estratto molto breve di campagna elettorale, per esempio, del segretario della Lega Matteo Salvini. Ascoltate un attimo. La stiamo caricando nel frattempo.
dovrebbe esserci a momenti, così poi voglio sentire anche da Fitto quanto appunto in questo percorso di integrazione ha un valore. No, allora glielo chiedo ugualmente, Fitto, beh, non stiamo trovando in questo momento la clip, però il fatto che si usi, Salvini ha detto che ci siamo rotti le scatole dei migranti e dell'approccio che ha la sinistra, questo secondo lei è un clima classico da campagna elettorale, non ce ne facciamo né in qua né in là? Eccolo, abbiamo trovato, gliela faccio sentire, tanto già gliel'ho detto, ma la senta. Perché mentre la sinistra chiede i diritti, diritti, diritti per chi sbarca stanotte a Lampedusa, io ne ho le palle piene di immigrati che sbarcano dalla mattina alla sera. E i diritti li voglio dare agli italiani che non tirano fine mese. Fitto. Ma guardi, io le rispondo per quanto ci riguarda. Siamo partiti da un servizio sul quale c'è da riflettere molto, un caso particolare sul quale bisogna accertare quello che accade, che è quello che è accaduto, con le eventuali responsabilità. E non si può certamente su questo mettere in campo una sorta di processo con indizi. Ho ascoltato anche qualcuno dei colleghi che parlava di indizi, quindi non facciamo il processo in televisione non avendo gli elementi per Ma su questo io sono perfettamente d'accordo con lei. L'aspetto giudiziario infatti lo vedremo, l'abbiamo premesso, e quello che ha poi le responsabilità della polizia non riguardano questo, noi. Detto questo, ci saranno sicuramente purtroppo tanti casi analoghi anche con cittadini italiani, perché il tema di questo tipo riguarda non solamente i Rom, ci possono essere interventi analoghi in situazioni di quartieri popolari, di disagi sociali, dove magari si interviene per garantire la sicurezza, e possono succedere, qualora dovessero essere verificate queste eventuali circostanze. Però da qui a scivolare e aprire un dibattito sul razzismo, secondo me ce ne vuole e ce ne passa, perché il tema è differente. Il tema della comunità Rom, che è un tema che va affrontato con tutte le dovute opportune attenzioni, penso che abbia interessato per molto tempo e per molti ambiti le cronache giudiziarie anche. Quindi voler immaginare che si racconti su questo un percorso di integrazione che va ricercato laddove c'è una regolarità, ignorando tutto il resto, mi sembra che sia esagerato. Noi dobbiamo garantire anche un tema di sicurezza in questo paese, e se noi andiamo a guardare anche i dati collegati all'immigrazione, prendiamo atto del fatto che oltre l'80% di coloro i quali arrivano nel nostro paese arrivano in modo non legale e non hanno alcuno dei requisiti previsti da tutte le leggi nazionali ed europee in riferimento all'essere rifugiato. Però allora, questo, non dare dati incredibili, questo, io non ho interrotto nessuno, sono facciamo stato in finire Fitto silenzio, Piccolotti, e poi replica. Ascoltando tutti, ho parlato poco e vorrei provare a non essere interrotto gentilmente. Grazie. Prego. Quindi è evidente che rispetto a questo tema noi ci troviamo di fronte a dei dati che sono oggettivi, perché il numero e la tipologia di immigrati che giungono nel nostro paese hanno delle determinate caratteristiche. Peraltro il dramma della guerra ci fa capire realmente la differenza che c'è tra i profughi che scappano dalla guerra e i migranti economici, che sono per la quasi totalità uomini che giungono in Italia senza alcuna possibilità nella maggior parte di trovare una soluzione, e alimentano uno dei temi principali della nostra sicurezza e quindi dei rischi collegati. Quindi su questo terreno non è che noi possiamo immaginare di scivolare dalla richiesta di sicurezza al razzismo, c'è una via di mezzo, e è quella che bisogna garantire delle regole che in tutti gli altri paesi europei peraltro vengono garantite anche in modo abbastanza rigido e chiaro. Quindi bisogna essere abbastanza responsabili e utilizzare con prudenza alcune parole. Quella del razzismo io la utilizzerei con molta prudenza e non ne farei uno slogan elettorale da campagna elettorale. Eleonora? Posso dire una cosa, visto che io non sono in campagna elettorale, però non va sovrapposto la modalità di arrivo alla regolarità del soggiorno, cioè anche i richiedenti asilo arrivano via mare, perché molto spesso non hanno un'altra via per arrivare in Italia. Quindi dire che l'80% di chi arriva non ha diritto non ha assolutamente nessun fondamento. La maggior parte di chi arriva fa richiesta d'asilo, poi saranno le commissioni territoriali a decidere se le persone questi sono i dati, mi dispiace. Si fa molta confusione, si sovrappone l'arrivo irregolare, detto così, cioè l'arrivo via mare, col fatto che la persona non sia un richiedente asilo o rifugiato. Questo
Non esiste, è sbagliato, è uno slogan elettorale e nulla più. Prego, Ravetto, sentivo che voleva intervenire. Sì, assolutamente. Premesso, sono i dati ufficiali del Ministero dell'Interno. Aspetti, Ravetto, scusi, stava replicando Fitto, mi perdoni, torno subito. Prego, Fitto, scusi. Va bene. No, 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 io parlo dei dati del Ministero dell'Interno, non quali parlo dei dati degli arrivati. Quindi, di che cosa sta parlando? Quali dati? Me li spieghi, però. Perché lei dice 80% di cosa? Differenza. Di chi? Delle persone che giungono nel nostro paese, oltre l'80% sono migranti economici e circa il 17% sono rifugiati che hanno diritto lei a quello che lei ha poc'anzi detto. Lei fa una diciamo, interpretazione errata, perché l'Italia riconosce diverse forme di protezione. Non c'è solo la richiesta d'asilo, c'è la protezione sussidiaria, ci sono una serie di protezioni non internazionali ma di diverso genere. Adesso l'ultimo decreto immigrazione ha introdotto delle nuove fattispecie. Però chi ottiene quel tipo di protezione è una persona regolare. Allora, può rimanere regolarmente, considerarlo un irregolare è un errore. Vi devo interrompere perché devo andare tassativamente in pubblicità. Quindi andiamo e poi parliamo anche di reddito di cittadinanza, perché è l'altro grande tema che dicono sposti i voti. Abbiamo parlato molto della guerra, delle bollette, di come tutto questo sposti i voti, ma qualcuno dice che la cosa che sposta voti più di tutto è il reddito di cittadinanza, che sia uno degli elementi principali, chi è pro e chi è contro, in questa campagna elettorale. Beh, allora, per parlarne con molti politici, ospiti, giornalisti, cominciamo da alcuni percettori di reddito che ormai si rivolgono anche ai santi, a San Gennaro, guardate. Sei sciotto. San Gennaro ci ha fatto miracolo, Burghistan! Che cos'è questa? Questa è la carta del reddito di cittadinanza. Lei è venuto qua perché? Allora, io vengo qua solo per dire noi abbiamo bisogno di dignità e questo nel minimo ce la sta dando. A pochi giorni dal voto non resta che affidarsi ai santi. La liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli è un fenomeno che la Chiesa Cattolica ha definito solo prodigioso. Per i napoletani, invece, è un miracolo ed è foriero di buona sorte. Lavoro, salute, fortuna sono le grazie che i napoletani chiedono al santo, ma c'è chi si spinge oltre. Da Gennaro i suoi miracoli li fa sempre, lo farà anche questa volta a non farci togliere il reddito di cittadinanza. La grazia che chiede a San Gennaro che ci fa prendere un posto di lavoro, ci manda a lavorare a tutti i ragazzi e i percettori del reddito di cittadinanza. Luciano e Lino, percettori di reddito di cittadinanza, nel giorno del miracolo hanno preferito compiere qualcosa di più terreno. Da qualche mese, infatti, puliscono le strade del loro quartiere alla periferia di Napoli. San Gennaro è un giorno di festa e noi siamo qua a pulire l'erba, a lavorare. Da quanto tempo fate questo servizio di spazzamento? Quasi un anno. Noi lo facciamo per non essere chiamati fannulloni. Questa cosa qua la svolgiamo in maniera dignitosa e le persone, quando ci vedono, sono contente. Luciano, dopo aver spazzato, pulito le aiuole e riempito i sacchi di spazzatura, ci porta a casa sua, un monolocale di 30 metri quadri in cui vive con sua moglie e i suoi 6 figli. Questa è casa mia, Marco. Qua dormono i miei figli, qua sono due letti. Uno sopra e un altro sotto. Che abbassi la sera. La tavola la faccio sotto alla cucina e qua dormono i miei figli. Pure qui sono due letti. Due letti pure qui, uno sopra e un altro sotto. Poi qua c'è la camera da letto. Qua dormo io e mia moglie. Questa è la camera da letto. A 46 anni percepisce il reddito dal 2019 dopo essere rimasto senza lavoro. Io prima avevo un negozio a Corso San Giovanni a Teduccio, con il toilettatore. Non ce l'ho fatta perché la clientela non me l'ha permesso e ho chiuso. Mi ho vendato qualche lavoretto così a nero, ma prima del reddito però. Poi dopo il presidente Conte ci ha dato il reddito di cittadinanza, ci ha dato un po' di dignità. Quanto prende di reddito? 900 euro. C'è una bolletta, posso anche fare vedere, di 180 euro, mi è arrivata adesso. Ho comprato tutti i... c'è roba che mi hanno incaricato i scoli, i mandasini, i zaini, le scarpe, perché lo sai come funziona, no?
e si sono fatti 300 euro, solo per mandare a scuola. Una vita passata saltando da un lavoro a un altro e ora teme che il prossimo governo possa eliminare l'unica sua fonte di sostentamento. Non voglio essere chiamato parassiti dello Stato, non voglio essere chiamato fannulloni, perché comunque io ci ho faticato fino al 2018. Non sono un guaglione che mi piace stare a mezzo a strada senza fare niente, no. Io penso che se levano un reddito guaglio bello a bello a bello, succede una rivoluzione proprio sociale. E dunque è possibile che buona parte di questo voto si giochi sul reddito di cittadinanza? Se ne è parlato, lo aboliamo, il referendum è una misura nefasta, no, invece salverà dalla povertà. Beh, ne parliamo per capire tutto questo. È rimasto qui con me Francesco Giubilei, Elisabetta Piccolotti, Laura Ravetto, ci sono ancora tutti, è tornata Vittoria Baldino, Raffaele Fitto, eccoli tutti quanti. E è arrivata, e comincio con lei, Sabrina Scampini, giornalista, collega, ma mi avvalgo sempre anche della sua conoscenza del paese mediante la radio. Come osservatorio, Sabrina, ti chiedo, abbiamo parlato tanto di reddito. Ciao Veronica, buonasera. Buonasera, ma questa settimana viene fuori più che mai che potrebbe essere uno degli elementi decisivi nell'assegnare questa partita elettorale. Vabbè, lo abbiamo visto quanto il Movimento 5 Stelle sia passato dai pochi voti che gli erano rimasti, invece mi sembra quasi al 17%, quindi è chiaro che puntare sul reddito di cittadinanza abbia aiutato. È chiaro che questa è una campagna che si può fare principalmente al sud, perché il sud è il posto dove il reddito di cittadinanza ha sempre avuto il suo bacino principale, e non si può dire di no, nel senso è su quello che è basata la campagna dei 5 Stelle, perché non riesco a vedere altro, cioè non riesco a vedere un progetto, un programma. C'è il reddito di cittadinanza, che purtroppo è una misura che è stata sbagliata proprio come principio, che andrebbe rifatta, rivista per aiutare le persone più bisognose, ma che assolutamente si è dimostrata inefficace per trovare lavoro. Il sostegno ai giovani sarebbe bello che arrivasse in un altro modo, però è chiaro che quando tu offri alle persone del denaro senza dover lavorare, sono in tanti a scegliere quello. È un peccato, perché si poteva fare un altro progetto, però insomma mi sembra che abbia avuto un peso e che abbia avuto insomma il suo spazio. Abbia avuto effetto, ecco. Ecco, e allora replica Baldino su questo. Di fatto vi si dice che è quasi un voto di scambio. Chiedo a tutti di essere brevi, perché ho tantissimi politici che vorrebbero parlare, ognuno solo loro. Prego Baldino, ognuno solo loro. Beh, intanto grazie per questo servizio che avete mandato, perché ci dà la misura di quanto il reddito abbia aiutato davvero le famiglie a sopravvivere ad andare avanti. Abbiamo visto la storia di questo signore e ci dà veramente la misura della realtà. Poi vorrei dire una cosa: noi non siamo noi che abbiamo impostato la nostra campagna elettorale sul reddito di cittadinanza, ma sono gli altri che hanno impostato la loro campagna elettorale sull'abolizione del reddito di cittadinanza. Praticamente noi abbiamo fornito ai partiti materiale per la loro campagna elettorale. Noi parliamo, rispondiamo chiaramente agli attacchi, ad esempio rispondiamo con i numeri, perché vanno dati. Quando si parla delle politiche attive del lavoro bisogna dare questi numeri. Allora noi abbiamo stanziato 1 miliardo per i centri per l'impiego e per fare le assunzioni. Allora Basilicata, governata da Vito Bardi di Forza Italia, su 114 assunzioni ne hanno fatte 0. No, non mi leggerà Calabria, tutti i numeri, governata però, da Roberto Chiuto, la mia regione su 623 assunzioni ne hanno fatte 0. Sicilia su 1246 assunzioni ne hanno fatte 0. Allora andiamo a parlare con i governatori e chiediamogli perché non hanno fatto le assunzioni per i centri per l'impiego, ed è per questo che le politiche attive del lavoro non funzionano, non ma per non colpa del reddito di cittadinanza. Il programma del Movimento 5 Stelle è un programma di 230 pagine, io invito la dottoressa ad andarlo a leggere, perché non evidentemente è non è aggiornata, e parla anche di contrasto al precariato. Lo sa dottoressa che lo 0,5% dei contratti a termine non supera un anno? Questi ma sono i problemi. Allora aspetti Baldino, arrivo Francesco, per i giovani. Un attimo Baldino, facciamo replicare Sabrina velocemente, poi vado agli altri. Prego, non è per Sabrina. Quello che non ha avuto effetto, non è quello il motivo. Non si riesce ad unire domanda e offerta. I centri per l'impiego non riescono a trovare il lavoro. Quello. Gli imprenditori non vanno nei centri per perché l'impiego per richiedere personale. Non c'è personale. Perché non è stato, Baldino, perché però manca, perché la burocrazia è ancora troppo forte.
una alla volta. Allora, voglio sentire che cosa diceva tu. No, ma ci vuole una faccia tosta a scaricare la colpa sulle regioni. Noi stiamo vedendo in queste settimane la campagna elettorale di Conte che va al sud, che va al sud, mi scusi, mi lasci parlare. Si vede la campagna elettorale di Conte che sembra Achille Lauro, che non è il cantante, lo dico per i giovanissimi, ma è l'armatore nei primi anni 50 che cosa faceva? Andava al sud in alcuni territori e regalava un pacco di pasta o regalava la scarpa sinistra agli elettori, poi se veniva eletto dava l'altra scarpa ed era una forma di voto clientelare a tutti gli effetti. Conte sta facendo la stessa identica cosa, con la differenza però che Achille Lauro, se non altro, facendo il paragone storico, lo faceva coi suoi soldi come armatore. Invece Conte lo fa coi nostri soldi degli italiani, 10 miliardi di euro dati non solo ed esclusivamente alle persone che ne hanno bisogno, perché la narrativa che dice che si vuole andare contro i poveri, il centrodestra vuole andare contro i poveri abolendo il reddito di cittadinanza, è una narrativa che non sta né in cielo né in terra. Beh, ma si danno queste risorse pubbliche a delle persone che non ne avrebbero bisogno e che potrebbero lavorare, in particolare i giovanissimi. Allora, voglio sentire Piccolotti numero, che diceva che questo non è vero. Numero. Dopo torno a Baldino, sì, poi vedevo posso? Fitto sorridere su Achille Lauro, dopo posso? Vado da lui. Però prima Piccolotti. Sì. Noi stiamo sentendo delle assurdità perché abbiamo per anni discusso del problema della disoccupazione. Ora pare che secondo il centrodestra il lavoro in Italia ci sia per tutti e tutte. Allora, apprendiamo questa grande notizia, probabilmente anche tutti i politici di destra che sono qui presenti possono offrire un lavoro a chiunque oggi percepisce il reddito e può lavorare, abbiamo risolto tutto. Invece così non è. Noi sappiamo che purtroppo c'è una disoccupazione molto alta, non c'è solo il problema di domanda e offerta che non si incontrano, c'è il problema che l'offerta è minore della domanda. Allora, la cosa è semplice, abbiamo visto la storia di quel signore, quei bambini come devono andare a scuola senza zaino, senza scarpe, senza grembiolino? Perché questo è quello che vuole la destra. La destra ma non vuole è vero, che ma ci siano milioni di persone lasciate in completa solitudine e senza strumenti. Questa non è giustizia, questa è diseguaglianza e noi la dobbiamo curare non solo attraverso il reddito, è evidente che non basta, ma anche risolvendo un altro problema che colpisce milioni di persone, che è il problema dei salari da fame e troppo bassi. Perché lo scandalo non è che c'è qualcuno che stando a casa percepisce 500 euro al mese perché non trova un altro lavoro. Lo scandalo è che chi anche trova lavoro percepisce lo stesso 500 euro al mese. E quindi questo significa che il lavoro non dà dignità, non dà emancipazione. Quando in un paese succede questo è un paese finito. Dobbiamo intervenire subito col salario minimo e le politiche contro la precarietà. Sentiamo Fitto che non lo vedevo convinto. Prego. Ma no, ma è una discussione che non fa i conti con la situazione del paese. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, noi abbiamo una posizione molto chiara, che non vuol dire lasciare indietro nessuno. Questo strumento è sinceramente uno strumento che è diventato strumento di azione politica e basta, visto anche i risultati, perché solo il 20% dei percettori di reddito hanno trovato una potenziale occupazione in questi anni, quindi dimostra il fallimento stesso del risultato di questo strumento. Detto questo, ci sono tre fasce che vanno considerate. Ma una domanda si può fare a quella famiglia, glielo togliamo? Glielo volete togliere a quella famiglia? Ma che domanda è questa? Può rispondere? Ma perché non mi fa parlare? Perché ha detto solamente degli slogan, sembrando di distribuire risorse come se lei ha una borsa per poter dare soldi a tutti. Ma sono 10 miliardi. Torniamo alla genesi del reddito di cittadinanza, alle dichiarazioni di Conte che avrebbe dovuto trovare quelle risorse dal Fondo Sociale Europeo. L'Europa gli ha bocciato questa misura. Ha preso 9 miliardi di euro del bilancio dello Stato per distribuirli con queste modalità. Perché noi abbiamo un'idea precisa che è quella di andare incontro. No, ragazzi miei, così che, no, se ci parliamo sopra a casa non capiscono più niente. Prego Fitto. Però guardate, ecco, grazie, anche perché sinceramente le cose che vengono dette sono veramente fuori dal mondo sotto tutti i punti di vista, perché noi abbiamo una posizione su questo molto chiara. Primo, il tema degli invalidi, che sono quelli che percepiscono in questo momento le risorse minori, su quello bisogna dare una risposta di miglioramento delle risorse da assegnare. La seconda, i lavoratori in età avanzata che vanno accompagnati verso un prepensionamento. Abbiamo 8 miliardi di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo della vecchia programmazione ancora da utilizzare, che possono essere spese per queste due fasce di categorie. Poi abbiamo il tema
di chi percepisce il reddito e che va integrato all'interno delle politiche attive del lavoro. Non è possibile immaginare che ci sia una paghetta di Stato che possa essere garantita. Il servizio che abbiamo visto nella sua drammaticità ci consegna però anche uno slogan, perché ha ringraziato il Presidente Conte. Voi togliereste il reddito. No, quel signore deve essere integrato nel mondo del lavoro, perché non si può continuare a pagare quel signore e centinaia di migliaia di persone senza lavorare. Lei lo sa che ci sono numerose figure professionali, diversi settori produttivi di questo paese, nel settore dei servizi, che non riescono più a trovare manodopera per via di questo tipo di misura e che non riescono ad avere la possibilità di assumere nei servizi. Parli con le imprese agricole, con le imprese del settore del turismo. Non è vero. Parli con coloro i quali oggi non riescono a fare questa situazione. Ma come non è vero? Glielo spiego, ma io, perché c'è questa situazione. Ma hai parlato con un imprenditore? Aspettate, Fitto, aspetti, facciamo ripiegare Piccolotti un attimo, perché sennò ci sovrapponiamo. Arrivo, Ravetto, arrivo. Mi creda, allora, sto per arrivare. Innanzitutto, due numeri soltanto. Il primo, abbiamo assunto 100.000 lavoratori stagionali in più rispetto a prima della pandemia, quindi non è vero che erano così introvabili. Secondo numero, sa perché c'è questa situazione? Perché il governo Renzi cancellò una parte della NASPI per i lavoratori stagionali, che prima percepivano l'equivalente delle settimane lavorate, adesso percepiscono soltanto la metà. In questo modo non è più possibile, attraverso il lavoro stagionale, coprire tutta l'annualità del lavoratore, e quindi le persone di 40 anni con famiglia non vanno più a fare i lavoratori stagionali, perché così non ci campano la famiglia. È chiaro? Se Renzi non avesse toccato la NASPI, oggi saremmo in una situazione molto migliore. Quando noi andremo al governo la rimetteremo com'era. Allora, fatemi sentire la Ravetto. Ravetto, le voglio chiedere però se secondo lei c'è stata un'eccessiva demonizzazione di questo reddito da parte di varie forze politiche, che poi alla fine, sul finale della campagna elettorale, ha sortito un effetto contrario. Allora, a parte che un bonus su una trasmissione futura, perché me l'ha promesso per parlare dei decreti sicurezza Salvini, la prossima volta i cittadini ci daranno fiducia, saranno il primo provvedimento del primo Consiglio dei Ministri, perché gli sbarchi, abbiamo dimostrato, si possono fermare. Ma arriviamo al reddito di cittadinanza. Guardi, per noi la situazione è molto chiara. Chi non può lavorare ha diritto a essere sostenuto. Chi non vuole lavorare, no. Quindi il reddito di cittadinanza deve essere rivisto, in particolare in due sensi. Primo senso, se tu rifiuti anche solo un'offerta di lavoro, e attenzione, non necessariamente solo dai centri dell'impiego, che purtroppo non sono stati rinnovati e spesso non funzionano, ma anche soltanto un'offerta di lavoro da un privato, scusate, io non vi ho interrotto, ho ascoltato 20 minuti, quindi sì, concludo solo il ragionamento. Facciamo parlare Ravetto, anche una alla solo volta. Un rifiuto da parte di un'offerta di un datore di lavoro, il reddito ti deve essere eliminato. Il secondo tema è il tema degli accertamenti. Adesso abbiamo visto, ci sono state innumerevoli truffe sul reddito di cittadinanza. Abbiamo visto persone che percepivano il reddito pur non avendone assolutamente titolo. Abbiamo visto situazioni eclatanti, addirittura persone incriminate che percepivano il reddito. Come si deve fare? Si deve passare dal controllo a posteriori al controllo a priori, che deve essere dato agli enti locali, perché il 70% delle truffe sul reddito di cittadinanza è dato da false dichiarazioni di residenza. Quindi se si sposta a monte il controllo, il comune all'anagrafe controlla immediatamente, già questa cosa si deve ovviare. Quindi il reddito di cittadinanza va completamente rivisto, sia nell'accertamento sia nella offerta. Rifiuti un'offerta di lavoro, ti viene elevato. È il comune che accerta. Allora, io però voglio inserire un elemento in più e poi vi farò parlare tutti, ma sarete brevi, ve lo dico io, che è la questione della povertà. Si è creata una crisi, il Conte ha molto insistito sul fatto che c'è una guerra ai poveri. Allora io voglio farvi sentire le parole che ha utilizzato Flavio Briatore rispetto a questo e la risposta che gli ha dato Sandro Bonvissuto, scrittore cameriere che noi abbiamo ospitato qui. Guardate. Ha visto cosa dice Briatore? Io mai visto un povero creare posti di lavoro. Non è vero, credo che l'Italia sia la testimonianza di un capitalismo di provincia creato proprio dai meno abbienti. Oggi ovviamente si fa fatica a capire per chi si lavora già, ma qua chi comanda? Cioè chi decide, chi ci paga? La gente non ha fiducia nel lavoro, la gente non va a lavorare perché io non credo che lavorando possa avere, abbia delle possibilità di migliorare la mia condizione.
abbiamo dato reddito di cittadinanza a ragazzi di 24-25 anni. Lo dovevano sospendere, è un paese di turismo. Non gli è passato nemmeno per l'anticamera del cervello che la busta paga offerta a chi lavora sia un po' troppo simile, vicino a un provvedimento di clemenza, di pietà proprio cristiana come il reddito di cittadinanza. Dice, devo andare a lavorare per poco, guarda, fa una bella cosa, non ce vado proprio, non ce vado proprio, me ne vado al mare. E lei lo condivide? Ma perché non dovrei condividerlo? Che male c'è? Ma il lavoratore non è deficiente. Oggi i ragazzi hanno studiato, sono persone colte, anche a 20 anni o poco più, e quando vengono da te non è che sono scesi, hanno parcheggiato il somaro in doppia fila per venire al colloquio. Il problema è che i salari sono bassi, ma sono bassi perché paghiamo le tasse. Andare a lavorare impoverisce perché non si guadagna. Sono decaduti i più grandi imperi. Bisogna sapersi adeguare ai cambiamenti. Gli imprenditori dovrebbero imparare questo. Devono trattare su nuove basi col mondo del lavoro. Allora Baldino, quando voi sentite parlare Briatore, pensate che ci sia una cultura un po', come dire, sprezzante nei confronti dei poveri? È questo il punto? Ma che significa un povero non ha creato un posto di lavoro? Ma che cos'è un povero? Che cosa ha? Uno stigma sulla fronte? Io sono povero e quindi sono sfortunato, devo essere emarginato dalla società e non posso contribuire per la mia comunità e la mia società. Questo è davvero umiliante sentire le parole di Briatore. Io però vorrei dire una cosa, Bonvissuto dice una cosa giusta. Voi lo sapete che circa 4 milioni e mezzo di persone che lavorano sono lavoratori poveri, cioè guadagnano uno stipendio al di sotto della soglia della povertà. Ho sentito parlare Briatore dei giovani che prendono il reddito. Sapete quanti sono i giovanissimi che prendono il reddito? L'1,47% dei percettori. È la metà dei giovani che prendono il reddito. Già il 50,6%, guardi, lo dice l'ANPAL, non lo dico io, potete andare a controllare sul sito dell'ANPAL. Il 50,6% dei percettori già lavora e ha un contratto che non gli garantisce un salario dignitoso, quindi prende il reddito ad integrazione del salario. Se noi facessimo il salario minimo diminuirebbe anche la percentuale di percettori che prende il reddito ad integrazione dello stipendio. Ecco. Non è così difficile da comprendere, quindi ecco. È vero che c'è una guerra contro i poveri, è un tentativo di innescare una lotta veramente di classe, una lotta tra poveri. Ecco, questo, su questo io voglio sentire anche Fitto, fare. Ravetto, veloci tutti quanti però, perché sennò non riusciamo a parlare tutti. Fitto, me lo dica anche lei, l'uscita di Briatore è stata un'uscita infelice? Cioè, che cosa voleva dire? Ma non c'è, al di là di quello che dice Briatore, non c'è nessuna guerra contro i poveri, perché continuando con queste modalità, con le politiche che abbiamo visto in questi anni, messe in campo dal Movimento 5 Stelle o che vengono richiamate dalla sinistra, noi stiamo aumentando a dismisura la spesa pubblica e il nostro paese scoppia tra poco, non è in grado di reggere a quello che dicono, perché aumenta la pressione fiscale, aumenta la spesa pubblica e le condizioni generali non ci consentiranno di guardare avanti positivamente, quindi va totalmente invertito il meccanismo, esattamente l'opposto di quello che ci viene raccontato, per poter immaginare un paese che sia nelle condizioni di riprendersi dal punto di vista economico. Questo è il punto di partenza fondamentale. Ecco, forse Ravetto, però un po' di valorizzazione di quello che viene chiamato capitale umano anche nel discorso pubblico aiuterebbe anche a dire poi che la gente non vuole stare seduta sul divano, o no? Ma guardi, il tema dei salari è un tema reale, ma non si affronta con il reddito cittadinanza, che ripeto va rivisto. Il tema della povertà è un tema reale che non si affronta con il reddito cittadinanza, ma con dei sostegni seri ai problemi reali di persone che non possono lavorare, come ho detto prima. Come si risolve il tema dei salari, detassando? L'antagonismo vero che non si deve creare è tra datore di lavoro e collaboratore, come vorrebbe fare la sinistra e anche la collega dei 5 Stelle. Va detassato, quindi noi per esempio proponiamo una flat tax che porterebbe una capacità di detassazione, soprattutto in primo luogo con quelli che sono sempre dimenticati, che sono gli autonomi. E le dico che molti giovani vogliono aprire le partite IVA e hanno bisogno di essere incentivati con una detassazione. Poi ci sono le misure di sostegno
sostegno alla povertà, prima tra tutte eliminare l'IVA sui beni essenziali e risolvere immediatamente il problema del caro bollette. Io sto facendo la campagna elettorale sul mio collegio, nelle fiere, nei mercati, e tutti mi dicono la stessa cosa: se una pensionata ha 600 euro di pensione e la bolletta viene quintuplicata, è lì che dobbiamo intervenire subito con l'immissione di liquidità. Quindi il sostegno alla povertà è doveroso, ma non ha niente a che fare col reddito di cittadinanza. Piccolotti, voglio sentire anche lei su questo, se c'è una cultura, sì, in questo momento può spiegare, sprezzante nei confronti della povertà. No, perché sul reddito mi avete detto tante cose, le vostre ricette ormai un po' le conosciamo, ma ero proprio curiosa di un discorso, come dire, socioculturale. Cioè, c'è un atteggiamento di spocchia, secondo lei, da parte di di certa politica o magari di certa imprenditoria? Ma magari fosse solo spocchia, qui c'è la volontà di condannare ad essere dei perdenti tutti coloro che non vengono da famiglie abbienti, per cui si tolgono piano piano tutti gli strumenti a tutti quei ragazzi che potrebbero invece, grazie alle loro capacità, emergere e costruirsi una vita di benessere. Voglio segnalare alla Ravetto che i ragazzi chiedono che gli diamo possibilità di lavoro. IVA, lo sai, non chiedono la partita IVA, ce l'ho. I ragazzi che la vogliono detassazione lavorare. Sulla partita IVA esiste già, i primi 5 anni si paga il 5% di tasse. Guarda, e sapete perché voi volete estendere IVA, e grazie la appunto alla Lega che l'ha fatta, sì, per i redditi, sì, fino a 65.000 euro. Spiegare, aspetti, Ravetto, se volete appropriarvi spiegare anche di quello che per quale fatto motivo noi volete estendere la flat tax. Voi volete estendere la flat tax perché così cittadini, gente come Silvio Berlusconi, può risparmiare più o meno, a una stima ovviamente, però ma potrebbe risparmiare qualcosa come 14 ricetta, milioni infatti, di euro l'anno. Questa è di la ricetta tasse della sinistra. Lui purtroppo e tutti quelli che fatturano e guadagnano tantissimo, mentre invece un lavoratore normale, proprio perché perderebbe le detrazioni e quindi non può più scaricare il mutuo, non può più scaricare sulla flat tax, le visite fa finta mediche di non averla capita, no, no, guardi, io fa finta so e racconta bugie. Siete in televisione. Pensate, la verità è che la ricetta della sinistra non è mai abbassare allora le tasse. Fermi un attimo qui, a me restano 30-40 secondi di chiusura, quindi li darò a Sabrina Scampini, che non è in campagna elettorale, su questo, cioè sulla cultura antireddito o pro ricchezza. No, allora su quello che diceva Briatore ha sbagliato proprio le parole, perché tu non puoi parlare dei poveri come se fossero una categoria, perché tu, certo, ti rendi antipatico, quindi uno non sta antipatico il ricco, sta antipatico un ricco che parla del povero in quanto povero, sono degli esseri umani che sono in difficoltà. Come se fosse una, ecco, categoria. Però certo, in Italia, esatto, in Italia chiaramente abbiamo gli working poors che sono al 12%, i salari dei giovani che sono bassissimi. Nel contenuto ha ragione Briatore, l'unica cosa che si può fare è abbassare le tasse per alzare gli stipendi più alti, perché se ci fosse meno insoddisfazione ci sarebbe anche meno odio nei confronti di chi ha di più. Chiaramente chi lavora 8-10 ore per portare a casa 1.000-1.200 euro è arrabbiatissimo con chi guadagna un sacco e magari paga pure le tasse all'estero. Quindi aiutando i più deboli magari si aiuta anche a diminuire l'odio sociale. Certo, perché a quel punto si sente sfruttato e quindi poi odia chi è più ricco. Allora io ringrazio Sabrina Scampini, grazie a Giubilei, grazie a tutti i nostri politici, grazie Fitto, Ravetto, Piccolotti, Baldino. E noi andiamo un attimo in pubblicità e poi dobbiamo parlare anche delle Marche e di quello che è successo la notte del 15 settembre, tra poco.